Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete in macchina? Guardavo se c'era il vicino che guardava. Mi vedete in macchina perché ho appena accompagnato Gabriele a scuola. Perché l'istituto dove va Gabriele, la scuola media, praticamente ha aperto una settimana prima le porte alle prime. Di modo che si possano un po' ambientare, possano conoscere i professori e si possano conoscere tra compagni. Secondo me è una bellissima cosa e quindi l'ho portato. Non ho potuto filmare perché accompagniamo anche una sua compagna. Una compagna che andava a scuola con lui alle elementari, adesso va alle medie, va nell'altra classe, però la dobbiamo accompagnare noi perché ancora non c'è il pulmino e quindi non possono andare in nessun altro modo. Quindi l'abbiamo accompagnata noi, perciò ovviamente non posso filmare. E Gabriele era tranquillo, felice, contento di andare. E io sono felicissima di questo perché comunque non che ero preoccupata, Gabriele è un bambino che si ambienta e fa amicizia facilmente. Certo è che è entrato in una classe dove non conosce nessuno perché tutti i suoi vecchi compagni sono andati nell'altra sezione, quella che fa solo due pomeriggi. Invece lui è andato nella sezione dove ne fa tre. E quindi ecco, è andata così. Però ha tempo per farsi nuove amicizie, per farsi nuovi amici, non è quello il problema. Io sono contenta perché ha gli stessi professori di Giorgia, appunto avendo lasciato andare la terza, ha preso i suoi professori e quindi sono felice perché conosco i professori che so che sono degli ottimi professori. C'è anche una professoressa che mi piace un sacco, che però forse avrà Sabrina, che Gabriele non ha, speriamo, perché veramente mi ispira proprio fiducia, no? Ecco, come anche questi qua che ha Gabriele. Comunque, adesso vado su così sveglio gli altri bambini perché dobbiamo andare a fare la spesa. Andrò in diversi supermercati, quindi sicuramente poi nel corso della settimana vedrete lo svuota la spesa. Anche perché prima faccio la spesa e poi creeremo il menù insieme, quindi il menù lo creeremo in un vlog subito dopo, cioè in questo vlog subito dopo che avrò fatto la spesa. Mentre invece il video spesa lo vedrete prima di questo vlog, ma sì, prima di questo vlog, ma comunque lo vedrete. Ce la possiamo fare, eh? Ce la possiamo fare. Mi impapino da sola. E niente, quindi adesso io vado. E noi ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Segreti. Eccomi, buongiorno! Allora, oggi è martedì. Ho portato Gabriele a scuola, sono andata dal pediatra per farmi fare delle impegnative perché, come vi ricordo, se vi ricordate, dovevo portare Sabrina a fare gli esami del sangue, ma poi alla fine, perché pensavo che glieli facessero dove sono andata io, invece non glieli facevano, me li sono fatta riscrivere così almeno la porto. Se riesco la porto già domani mattina prima che inizia la scuola e anche Gabriele, perché siccome adesso è solamente una cosa, diciamo così, non fanno ancora niente, non fanno ancora lezioni. Se anche entra un po' più tardi non c'è nessun problema. Se invece dovesse entrare più tardi quando fa lezione, mi dispiace. Quindi domani mattina alle 8 devo subito chiamare a vedere se posso portarli. Così almeno li fanno e siamo a posto. Niente, adesso devo fare la pipì e poi mi devo mettere a pulire il bagno. Se riesco vi faccio vedere qualche cosa di quello che vado a fare. E poi oggi pomeriggio devo portare Gabriele dal dentista. Dobbiamo andare a ritirare i bigliettini per le sue bomboniere. E
Devo fare qualcos'altro. Volevo passare a Lidl a ritirare la Coca-Cola omaggio per la spesa che abbiamo fatto ieri, che voi, cioè, che io ho fatto ieri, che voi vedrete oggi, ma quando uscirà questo video voi avrete visto la svuota la spesa ieri e io la spesa l'avrò fatta l'altro ieri. Che confusione! Vabbè, comunque, quindi adesso vado perché sono già le 11 e se no non riesco a fare niente, bisogna anche preparare il pranzo e ci sono un sacco di mosche e niente, quindi vado a pulire il bagno. Ciao! Mi sono dimenticata di dirvi che devo anche andare dall'oculista perché Manuel ha rotto gli occhiali. E quindi bisogna anche fare questo, come se non ci fosse già un sacco di cose da fare, no? Vabbè. Via. Duma, vediamo, intanto non c'è nessuno. Buongiorno. Allora, oggi è venerdì, ho già portato a scuola Gabriele, sono tornata a casa, ho sistemato qui la cucina. Che era, no, non c'era tanto casino, però gli ho dato una bella pulita, così almeno per pranzo è pronta. Adesso devo andare a stendere. Ieri ho pulito il bagno, non vi ho poi fatto vedere niente, ma perché in realtà, come il mio bagno, non mi piace tanto. Quindi, come avete visto, c'è l'asciugatrice e la lavatrice, però non mi va. E quindi, appena poi sarà a posto. Probabilmente ve lo farò vedere nell'home tour, ma per adesso no. E niente, adesso vado su a stendere, visto che c'è una bella giornata, e poi preparo il pranzo. Stasera, oggi per pranzo mangiamo pasta con la panna, prosciutto e zucchine. Quindi vado a stendere velocemente, vi porto con me ovviamente. E poi cuciniamo. Mi dispiace se in questi 2 giorni non sono riuscita a firmare molto, ma quello che abbiamo comprato ieri dai cinesi per la scuola lo vedrete nel secondo back to school, all back to school. E invece il resto non ho preso niente, quindi non ho niente da farvi vedere. Ieri poi mi sono dimenticata di andare a far aggiustare gli occhiali a Manuel, perciò ci andiamo oggi. Adesso però andiamo perché sarete anche stufi di vedere la mia cucina. Ecco. Non buttare giù niente. Come Non buttare giù non voglio nulla. vedere la cosa su di Sto aspettando Giorgia con un'altra bacinella. Ci ho provato anche di lì. Guarda mamma, ci ho provato anche di qua. Qua credo che mi vedo anche al cinema. Ci sarà una festa. Aiuto! Mamma è giù. Giorgia, la mamma ti sta aspettando con un'altra bacinella. Posso provarla a buttare?
Allora, come avete visto, abbiamo steso la camera qui. È ancora così perché l'imbianchino doveva venire lunedì, ma poi per problemi personali non è potuto venire. Viene domani, che è giovedì. Incrociamo le dita perché così almeno sistemo questa stanza. E adesso andiamo a preparare il pranzo. Ecco qui il sughettino pronto, ho aggiunto due confezioni di panna io, poi l'ho lasciata andare ancora un po' e poi ognuno nel piatto metterà il formaggio. Adesso andiamo, lì c'è la pasta senza glutine per me e per Gabriele e qui c'è la pasta normale. Adesso vado a scolare, condiamo e mangiamo. Buon pranzo a noi! E con questo
Pranzo buonissimo perché lo stanno spazzolando. Io vi saluto, spero che questo vlog un po' alternativo così vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione. Ricordate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!